Ciao ragazzi e bentornati da Capitan Bandano. Ho avuto un po' di difficoltà questa settimana. Con voi sono sempre molto aperto. Ho tenuto un esame venerdì, sono in campagna elettorale, ho dovuto vedere alcuni amici. Ho sentito una ragazza, ve lo dico perché voi siete miei amici, lo sapete, sono al centro dell'attenzione perché mi sento un po' una guida per voi nel mondo delle serie TV, nel mondo nerd, ma non di certo sarei niente, ma non di certo sarei qui se voi non ci foste. Soprattutto vi amo tutti, ormai vi conosco quasi tutti per nome reale o per il nome che utilizzate su YouTube. E parlare con voi è sempre veramente qualcosa di incredibile, sono felicissimo, quindi sono aperto con voi. Ho parlato con questa ragazza, è andata anche male, diciamo, ma in generale sono stato parecchio occupato in questi giorni, anche da un punto di vista morale, psicologico, emotivo, e quindi non ho avuto veramente le forze fisiche e mentali per poter registrare prima di questo momento. Adesso voglio parlare però veramente della puntata numero 21 della quinta stagione di Flash, una puntata secondo me in puro stile The Flash che ho apprezzato particolarmente, con una Nora che finalmente dimostra maturità, con una Nora che è pronta a mettersi in gioco, a rischiare la propria esistenza pur di salvare la città, pur di salvare i metaumani, pur di salvare la propria famiglia. Finalmente, da quello che volevamo vedere, sono anche i momenti in cui l'attrice dà il meglio di sé. Barry ancora una volta deve ricredersi su alcune cose, in particolar modo proprio sulla discesa in campo, sull'ascesa in campo di Nora. In un primo momento non era d'accordo che la figlia rischiasse la propria esistenza per dare il proprio contributo, in un secondo momento è stato costretto ad accettare la sua presenza sul campo di battaglia, tra virgolette. Quindi, purtroppo non riusciamo a superare questa cosa del Barry che deve in qualche modo sempre cambiare del tutto parzialmente le proprie idee. Vi è anche però più dialogo tra Iris e Barry. Barry purtroppo da rincitrullito quale è diventato crede che io Barton sia l'uomo più buono del mondo e poi alla fine vediamo questo momento clamoroso nel quale scopriamo che io Barton in realtà aveva elaborato un piano intelligentissimo che gli avrebbe permesso di ottenere il pugnale, gli avrebbe permesso di essere libero, di poter utilizzare i suoi poteri, poiché lo smorzatore di Cicada avrebbe smesso di funzionare nella sua epoca, essendo stato nel passato praticamente, non lo so, degradato, mandato in un'altra dimensione. Non è chiaro del tutto cosa sia successo, forse è un po' complesso da spiegare scientificamente. Insomma, un Howard perfetto come sempre, un Barry che si è lasciato prendere in giro, ma per le giuste motivazioni. In questo caso non è che sia stato stupido, ha semplicemente voluto ascoltare con il proprio cuore la moglie e la figlia. Si è reso conto effettivamente di come Nora sia cresciuta bene, di come Nora abbia imparato a comportarsi, a sfruttare le occasioni utili per cambiare il mondo, anche grazie ai consigli di Howard. Ha fatto 2 più 2 e ha dato a quest'ultimo il beneficio del dubbio. Ha fatto male, chiaramente, ma ripeto, non è un buco di trama, non è mancanza di carattere da parte di Barry, è semplicemente manipolazione. Penso che ognuno di noi è cascato nella trappola, ha creduto anche per un singolo momento che Tony effettivamente avesse buone intenzioni. C'è ancora Cicada. A che palle, Cicada, io non la posso sopportare, mi ha stancato, ma i suoi poteri in questo caso sono stati resi nel migliore di modi anche da un punto di vista visivo. Ha avuto un ruolo un po' più importante, si è vista per un po' più di tempo. Barry ha preso delle botte, ma le ha anche date, quindi ha riassunto un po' il ruolo del protagonista, ha fatto da leader, si è mosso in una maniera nel flash time bellissima, soprattutto dal punto di vista visivo, per salvare Nora quando passa sotto i fulmini in questo modo su per giù. È stato un momento magnifico in cui io e Blues e Kalidou che stavamo guardando la puntata insieme siamo rimasti a bocca aperta perché sostanzialmente non ci aspettiamo più queste piccolezze da flash. Non ci aspettiamo più l'effetto intelligente, che magari costa anche meno, che però rende di più rispetto a qualcosa che dovrebbe essere sulla carta più spettacolare, ma che in realtà non sa di niente, come per esempio il costume di Godspeed, le scie di Godspeed e tutto quello che ruota intorno a questo personaggio che ci ha fatto letteralmente vomitare. Quantomeno a buona parte di noi, ecco, non voglio generalizzare. Al di là di questo, il personaggio di Joe torna a essere il personaggio di Joe, è di nuovo quello che dà consigli, è di nuovo quello che deve ascoltare e deve farsi ascoltare, quello che sa cambiarti completamente le idee, quello che sa farti cambiare completamente idea con la sua bontà, con il suo cuore da padre, con la sua esperienza, con la sua intelligenza. Ed in questo senso perfetto il ruolo di Cecil che riesce a spronare questo personaggio secolare affinché ritorni ad occupare il suo ruolo.
Veramente bellissimo. Cecil e Joe, l'ho detto più volte, sono forse la coppia più interessante dell'intero Arrowverse. Quella più sincera, quella che funziona meglio. Non è una ship, è una coppia reale che si ama realmente, che collabora in tutto, che scherza, che piange. Sono felice. Questo è quello che voglio vedere da Flash, d'accordo? Veramente questo è quello che voglio vedere. E poi Elongated Man, il modo in cui hai elaborato, il modo in cui l'Alpha ha elaborato tutto, il modo in cui è arrivato alla soluzione, il modo in cui ha compreso perché si sentiva che qualcosa non tornasse, il modo in cui ha compreso che Io Bartone effettivamente aveva pianificato tutto, è fantastico. Richiama un po' la sequenza con la quale, la sequenza di ricordi, nella quale, grazie alla quale Barry ha scoperto chi fosse Savitar, e la sequenza con la quale si era concluso uno degli ultimi episodi e non era stata battuta in cella, insomma, alcuni dei momenti più epici dell'intera serie. Quindi bravi, veramente, stavolta vi devo fare i complimenti, perché sfruttare Alfred nel migliore dei modi non è semplice. Negli ultimi puntate ci stanno riuscendo bene, in questa stagione in generale sicuramente è superiore il suo contributo a quello della stagione precedente, è un personaggio scritto meglio, potremmo dire, però non è scontato che si vada migliorando. Invece, quantomeno da questo punto di vista, quantomeno rispetto al personaggio di Ralph, la serie si sta evolvendo nel migliore dei modi. In questa puntata lo ha dimostrato veramente, veramente tanto. Non credo di dover aggiungere molto altro, ho detto praticamente tutto della puntata. Spero di avervi fatto notare delle cose che forse non vi erano totalmente chiare, spero di avervi intrattenuto, di non avervi stancato. Io sono stanco non di parlare, ma per altre questioni fisiche, quindi adesso vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo un commento cordiale e rispettoso nei miei confronti, quindi rispettoso di me e degli altri utenti, perché veramente non c'è voglia da parte di nessuno di iniziare discussioni senza né capo né coda basate sugli insulti. Mi raccomando all'educazione, che è sempre la prima cosa. Dopo viene la cultura, dopo viene la raffinità, dopo viene l'intelligenza, dopo viene tutto. Prima l'educazione. Un saluto dal vostro Capitan Bandana.